Very British Podcast. Benvenuti alla 25esima puntata di A Very British Podcast, il podcast che racconta il Regno Unito. Io sono Domenico Cerabona. E io sono Federico D'Ambrosio. Visto che ci ritroviamo dopo la pausa estiva, anche se abbiamo fatto una puntata agostana, è uscita proprio la settimana di Ferragosto, che tra l'altro è andata molto bene per i nostri standard, quindi vi ringraziamo per la fedeltà anche sotto l'ombrellone. Però appunto, siccome è un po' che non diamo aggiornamenti su quello che sta accadendo ed è accaduto nel mondo politico britannico, abbiamo pensato di fare una specie di riassunto dell'estate, di questa travagliata estate britannica, perché appunto sono successe tante cose, quindi abbiamo pensato che per metterci in pari e poter ricominciare poi con una nuova stagione di racconto su quello che accade nel Regno Unito, era opportuno fare un riassunto delle puntate precedenti. Quindi ripartiamo un po' da luglio, dai fatti di luglio, ricapitoliamo quello che è la situazione Covid nel Regno Unito e che influenza ovviamente tutto il panorama, e poi piano piano andiamo a dipanare tutti i temi. Quindi partiamo proprio dal Freedom Day, no Federico? A luglio è cominciato il mandato del ministro Javid al ruolo di ministro della salute in sostituzione di Matt Hancock, che ricordiamo si è dovuto dimettere perché è stato filmato mentre baciava una collaboratrice del ministero in violazione delle regole Covid negli uffici pubblici. Una motivazione singolare, ma che è stata sufficiente a costringere dimissioni al ministro, che ha seguito tutto il corso della pandemia, anzi è stato ministro della salute dal 2018, quindi ancora dal governo di Theresa May. Javid si è contestato a Hancock nell'essere ancora più disinvolto nei confronti delle riaperture, e diciamo è stato eliminato quello che era un po' un freno a quella scaletta che aveva previsto Boris Johnson per uscire dall'emergenza Covid. Una delle tappe fondamentali di questa scaletta era appunto il Freedom Day del 19 luglio, il giorno in cui la maggior parte delle restrizioni contro il Covid sarebbero state eliminate. Il Freedom Day c'è stato, le restrizioni sono state in gran parte eliminate, i lavoratori sono tornati in ufficio e praticamente la totalità dei locali pubblici sono aperti in una situazione quasi, quasi pre-pandemica, però ironia della sorte, buona parte del governo quel Freedom Day l'ha passato in isolamento. Johnson, Javid, ministro della salute stesso, e Sunak, ministro dell'economia, che avevano avuto una riunione assieme, sono stati tutti e tre messi in isolamento dal contact tracing. Questo era un po' quello che stava succedendo in quel periodo, cioè che con le riaperture, ma con il nuovo sistema di contact tracing dell'NHS molto più efficace di quello che fu utilizzato nell'autunno, moltissime persone sono trovate cosiddette pinged, cioè che hanno ricevuto una notifica, hanno ricevuto un avviso che si devono isolare perché sono stati in contatto con una persona che ha avuto il Covid. Questo è stato quello che ha un po' frenato il vero e proprio Freedom Day, perché anche molti locali pubblici non si sono trovati in una situazione di poter aprire, semplicemente perché era anche difficile trovare dipendenti che non fossero stati messi in isolamento in quel periodo. Sì, la cosiddetta pingdemic, la stampa britannica e tabloid hanno subito coniato questo nuovo termine proprio per indicare questa esplosione di positività e appunto di notifiche da parte dell'app dell'NHS attorno tra l'altro all'isolamento dei tre ministri, del primo ministro e dei due suoi ministri. Si era scatenata anche un'ulteriore polemica perché inizialmente i tre avevano annunciato che non si sarebbero messi in isolamento perché avrebbero fatto parte di un fantomatico programma di sperimentazione di un nuovo isolamento, di un non isolamento per coloro che erano stati
già vaccinati. Ovviamente, proprio siccome, perché in quei giorni, in quelle ore, si scatenava la polemica attorno a centinaia di migliaia di britannici che invece avrebbero dovuto stare in isolamento, nell'arco di poche ore, con vari tweet del primo ministro e dei ministri, questo programma è scomparso e i tre si sono fatti il loro normale isolamento e sono stati oggetto di molte polemiche anche in Parlamento nell'ultimo question time, in cui appunto Starmer, il leader del partito laburista, ha polemizzato sulla la pandemic, e cioè appunto su questa volontà di riaprire appunto tutto come se la pandemia fosse finita, in una situazione invece in cui centinaia di migliaia di persone ricevevano queste notifiche, e dall'altro appunto il tentativo, l'ennesimo secondo il leader laburista, di applicare delle regole diverse per il primo ministro, in generale per l'elite e per il governo. Quindi diciamo che da questo punto di vista l'estate è iniziata con grosse polemiche, anche perché in quelle settimane sono le stesse settimane in cui si sono celebrati gli europei, come tutti sappiamo, gli europei di calcio, e quindi, come abbiamo visto, a differenza di per esempio già banalmente l'Olimpico di Roma, che era aperto al pubblico con dei numeri estremamente ridotti, Wembley sostanzialmente, in particolare per la finale Inghilterra-Italia, abbiamo visto tutti che era stracolmo di persone, in un periodo, in quel momento in cui c'è stata un'ennesima ondata di Covid, di nuovi casi, con sia la curva dei decessi che quella delle nuove ammissioni in ospedale stava salendo. Quindi diciamo che non sembrava propriamente il momento di procedere a delle riaperture così indiscriminate, però fortunatamente possiamo dire non c'è stata una drammaticità della situazione. Ovviamente grazie ai vaccini, anche se il tema del Green Pass il Covid Passport, come lo chiamano loro, diciamo è stato posto inizialmente da Johnson e poi è stato ritirato, quindi sostanzialmente al momento non viene chiesto nei locali pubblici. Mi sembra proprio che nella giornata di ieri, Federico, ci sia stato un nuovo annuncio. Sì, proprio ieri il governo ha annunciato, Javid, il ministro della salute, ha annunciato che il governo avrebbe rinunciato al piano di introdurre un obbligo del Covid Passport per grandi eventi e altre occasioni pubbliche. Loro non hanno aspettato di introdurre questo sistema per riaprire, ma hanno riaperto senza, e diciamo la curva dei casi, che ha avuto proprio un picco attorno al 19 luglio, poi è tornata in questo strano movimento di ascesa interrotta. È strano questa decisione, perché diciamo tutta la logica sia del governo che dei suoi esperti va verso una consapevolezza del fatto che in autunno e inverno ci sarà di nuovo una situazione emergenziale da gestire, tant'è vero che Johnson, proprio annunciando il Freedom Day del 19 luglio, disse che appunto non c'erano le condizioni per una riapertura così incondizionata, che però il governo aveva valutato che questi mesi estivi sarebbero stati gli unici momenti in cui le restrizioni sarebbero potute essere eliminate, perché appunto già a luglio Johnson annunciava che il governo si aspettava una situazione un po' più critica in inverno, fatto confermato in queste ore da tutti gli esperti del governo che sono andati in varie conferenze stampa a dichiarare che con la riapertura delle scuole e l'arrivo delle temperature più fredde ci si aspetta un aumento dei casi, e quindi visto che Johnson aveva detto che il Green Pass, il Covid Passport, sarebbe stato introdotto una volta che a tutti sarebbe stata offerta almeno una dose, cosa che sarebbe avvenuta ed è avvenuta durante il mese di fino al mese di settembre, tutti si aspettavano che da settembre questo piano controlli venisse attivato, e adesso rimaniamo un po' stupiti dal fatto che questi controlli non vengano attivati. Vedremo comunque se c'è una cosa che abbiamo imparato su questa gestione della crisi da parte del governo britannico, è che in poche ore si disfano
e si fanno progetti e programmi anche di medio lungo, annunciati con medio lungo periodo, ma in realtà poi in poche ore viene cambiato tutto, quindi vedremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni cosa accadrà circa rispetto a questo, anche perché appunto anche lì in queste ore stanno riaprendo le scuole di ogni ordine e grado, e quindi vedremo se e quale impatto avrà questo sulla curva pandemica. Per chiudere su questa parte, poi magari Federico se hai qualcosa da aggiungere, c'è il tema della, diciamo, per chi è interessato ai viaggi da e per il Regno Unito, diciamo che tra il governo italiano e quello britannico si è attivata una sorta di reciprocità, per cui il governo britannico ha tolto l'obbligo di quarantena per coloro che arrivano dall'Italia, quindi a differenza di prima non è più obbligatorio fare una quarantena di 8 giorni ovviamente un tampone prima di partire, poi c'era l'obbligo di fare un tampone l'ottavo giorno o farne uno proprio un altro il quinto giorno d'arrivo. Questa cosa è stata eliminata e allo stesso tempo l'Italia ha eliminato l'obbligo di quarantena di 5 giorni per chi arrivava dal Regno Unito. Rimane ovviamente questo ovviamente per coloro che hanno il Green Pass o che hanno il Covid Passport, quindi diciamo i viaggi da e per il Regno Unito sono stati, diciamo, facilitati. Appunto, per il resto vedremo come procederà la situazione, ci aggiorniamo nelle prossime settimane, credo. Quello che volevo aggiungere è che, diciamo, l'ottimismo britannico è sostenuto dal fatto che hanno raggiunto molto velocemente una buona copertura vaccinale. Ancora ad aprile, a giugno erano fortemente più avanti rispetto ai paesi dell'Unione Europea. Tuttavia, quando le scorte anche per l'Unione Europea hanno iniziato a essere consistenti e i programmi vaccinali del resto dell'Unione hanno iniziato a funzionare a regime, questo distacco si è velocemente assottigliato. Adesso, dalle statistiche che riesco a vedere, Italia e Regno Unito iniziano ad avere una percentuale simile di popolazione vaccinata completamente contro il Covid. Solo nei prossimi giorni comincerà la vaccinazione dei ragazzi fra i 12 e i 15 anni, che viene considerata necessaria e stata autorizzata proprio in virtù, proprio perché riaprono le scuole. È stato identificato come veniva, che è un po', diciamo, una rivincita dai sindacati della scuola britannici, che a dicembre spingevano per non riaprire le scuole dopo le vacanze di Natale. Ricordate quei giorni tragici in cui il Regno Unito è arrivato a diversi giorni di 1000 decessi da Covid al giorno. Diciamo questa richiesta dei sindacati è stata un po' vendicata dal piano del governo, che si sente in grado di riaprire le scuole solo associandoci un piano di vaccinazioni, anche e soprattutto a far avvenire direttamente a scuola, quindi senza bisogno che il genitore debba portare il figlio da un'altra parte. Un'altra cosa che è cambiata in questi mesi riguardo al Covid è il funzionamento del Parlamento, che si è trovato a doversi riunire durante le proprie vacanze estive. Il governo può chiedere allo speaker di convocare il Parlamento quando succede, quando c'è una significativa ragione per farlo, e per discutere della situazione in Afghanistan, che è stata un po', diciamo, l'altra grande notizia della seconda metà dell'estate, soprattutto nel Regno Unito, dove i talebani hanno velocemente avanzato verso Kabul, prendendola nel giro di pochi giorni e di fatto ottenendo il controllo del paese e di fronte allo scioglimento come neva al sole dell'esercito, del cosiddetto esercito afghano. Il Regno Unito è nella NATO ed è un paese, insomma, con una significativa storia militare, e anche in Afghanistan, come del resto anche l'Italia, era presente in forze, e anche il Regno Unito quindi si è trovato nella situazione di dover decidere come comportarsi di fronte all'avanzata talebana e appunto all'annunciata evacuazione da parte degli americani.
nel Parlamento per la prima volta senza distanziamento, senza partecipazione a distanza e senza neanche mascherina, ad essere onesti, si è tenuto il dibattito, questo dibattito parlamentare, dai toni abbastanza particolari. Sì, perché appunto innanzitutto è stato, diciamo, un ritorno al passato, perché siamo tornati a vedere le scene classiche di dei parlamentari assiepati in questi banchi del Parlamento estremamente angusti, e quindi faceva un po', diciamo, impressione. Ormai non siamo più abituati a certe scene, quindi era un po' impressionante, anche perché appunto in generale nel Regno Unito, in particolare in Inghilterra, è veramente poco diffuso l'uso della mascherina anche nei luoghi chiusi, e anche in Parlamento sono veramente pochi parlamentari di tutti i partiti, di tutti gli schieramenti in verità, che indossano la mascherina. Quindi, diciamo, il 18 agosto vedere tutti questi parlamentari accalcati faceva un po' impressione, e poi appunto il dibattito è stato lunghissimo, estenuante per, diciamo, per gli osservatori, ed è stato molto acceso proprio perché appunto se già diciamo il dibattito attorno alla guerra in Afghanistan, in tutto l'Occidente e in tutti i paesi che sono stati coinvolti, è stato molto forte, l'abbiamo visto anche in Italia, chiaramente per la Gran Bretagna, per il Regno Unito questo intervento ha un valore simbolico molto, molto importante. Vedere dopo 20 anni sostanzialmente dall'inizio di questo intervento, vedere sostanzialmente vanificati quasi tutti gli sforzi fatti dall'esercito e dalla diplomazia britannica, è stato un duro colpo, diciamo, al sentiment della nazione circa questo impegno. E come abbiamo segnalato anche a chi ci segue sul nostro canale Telegram Very British Channel, è stato un po' singolare il dibattito, proprio perché i più critici con il governo rispetto alla situazione, alla gestione della situazione, sono stati molti parlamentari, quasi tutti parlamentari backbenchers conservatori, che sono stati estremamente duri sulla gestione del governo. Questo perché ovviamente il Partito Laburista aveva le armi un po' spuntate sulla polemica rispetto all'intervento, visto che è un intervento che nasce, per lungo tempo viene gestito da governi laburisti, ovviamente dai governi di Blair e Brown, che prima hanno deciso l'intervento e poi hanno mantenuto, diciamo, l'impegno in Afghanistan per lunghi anni. E quindi diciamo che Starmer, specialmente adesso che la sua leadership ha avuto una forte torsione verso la destra, verso il centro del partito, e quindi, diciamo, verso l'ala più bleriana del suo partito, è stato molto blando nel commentare l'intervento in Afghanistan, e anzi, diciamo, il momento più accorato del suo intervento nel dibattito parlamentare del 18 agosto è stato quello di ringraziamento verso l'esercito britannico. Quindi diciamo che Starmer non è stato molto duro con il governo, mentre invece appunto gli interventi più duri sono stati certamente quello di Theresa May, l'ex primo ministro, che è arrivata addirittura a proporre una continuazione della missione da parte del solo esercito britannico, cioè sostanzialmente ha proposto di ignorare il fatto che che gli Stati Uniti stavano abbandonando l'area, e ha proposto che l'operazione militare continuasse con le sole forze britanniche. E poi ci sono stati ci sono stati diversi parlamentari che sono veterani di guerra, che sono intervenuti proprio per diciamo per criticare la gestione del governo, e uno dei più duri è stato l'ex sottosegretario che si occupava proprio del tema dei veterani, che è Mercer, che si era già dimesso prima delle vacanze in polemica al taglio dei fondi nei confronti dei veterani, che è stato ha fatto un intervento molto duro contro il governo per aver lasciato soli i veterani, e per adesso metterli in condizione di pensare che tutto ciò che hanno fatto, tutti i sacrifici che hanno fatto sono stati inutili.
anche perché, ricordiamo, sono deceduti 456 militari britannici in questi 20 anni di conflitto, oltre ovviamente miliardi di sterline spesi e centinaia di migliaia di vittime. Civili. Forse Federico vale la pena di parlare anche un po' delle polemiche che ci sono state sul ministro degli esteri per la sua gestione, le richieste di dimissioni. Sicuramente è stata una delle cose di cui si è parlato di più durante questa crisi. Sì, perché anche il Regno Unito si è trovato a dover evacuare le persone che avevano, diciamo, collaborato con le forze armate del Regno Unito, oppure che avessero lavorato con le NGO, con le associazioni del Regno Unito presenti in Afghanistan per aiutare la popolazione civile afghana. Questa evacuazione è stata fin dall'inizio estremamente burocratizzata. C'era un modulo disponibile online che richiedeva l'inserimento di moltissimi dati. Ricordate, o meglio tenete a mente, che in Afghanistan quasi nessuno ha un passaporto in corso di validità. A volte le documentazioni sui figli, sulla famiglia sono estremamente incomplete, e sicuramente non sono giorni in cui si riesce ad andare all'ufficio anagrafe e ottenere una copia di tutti i certificati necessari. Le persone, diciamo, sotto responsabilità del Regno Unito, come quelle del resto dei paesi occidentali, si accalcavano fuori dai cancelli dell'aeroporto di Kabul con questi plichi di fogli in mano, cercando di ottenere il passaggio. Parallelamente a questo, anche nel Regno Unito, come in tutti i paesi, per essere paesi occidentali, c'era anche un canale, diciamo, informale in cui NGO e parlamentari e, insomma, vari livelli di esercito e governo scrivevano direttamente al ministro degli esteri per ottenere il passaggio o la soluzione di alcune situazioni che non si riuscivano a far passare per la normale burocrazia. Durante il dibattito parlamentare successivo a questo è venuto fuori che nella mail del ministero c'erano, al momento in cui l'evacuazione era praticamente quasi conclusa, c'erano ancora almeno 5.000 email che non erano nemmeno state lette. Quindi l'apparato burocratico del Ministero degli Esteri ha apertamente e visibilmente fallito su questa cosa, che ha trattato con l'approccio del Ministero degli Interni, ovvero l'approccio di fatto regolamentare una forma di immigrazione, invece che con un approccio anche un po' più flessibile in cui comunque venisse garantito a chiunque ne avesse diritto, o al più grande numero possibile di quelli che ne hanno diritto, senza passare per un complicatissimo sistema burocratico che può essere fatto una volta che sono stati prelevati e portati in patria. E anche perché la situazione è stata talmente rapida, l'escalation è stata talmente rapida, che molti non avevano neanche ancora avviato queste procedure, perché questo sistema che si chiama ARAP, che vuol dire Afghan Relocation and Assistance Policy, che era stato appunto istituito a dicembre per attivare questa procedura, nella consapevolezza che la missione in Afghanistan stava per finire. Però nessuno pensava che sarebbe stata così rapida l'escalation e la necessità di far parte di questo programma, e appunto questo programma, che aveva un approccio burocratico e banalmente c'era bisogno di avere una connessione internet stabile per parteciparvi, e quindi chiaramente in quelle drammatiche ore a cui abbiamo assistito all'emergenza esplodere in faccia anche e soprattutto alla popolazione afghana, ci sono stati appunto molti dubbi sul funzionamento di questo sistema, tant'è vero che Johnson ha dichiarato che la maggior parte di coloro che hanno fatto richiesta attraverso questo sistema sono stati evacuati. Non è ancora chiaro cosa voglia dire maggior parte, quindi quanti sono quelli rimasti, ma soprattutto non è chiaro quanti di coloro che avrebbero avuto diritto non sono riusciti a fare domanda, come spiegava Federico. Tanto più che una delle polemiche più grosse nei confronti di Dominic Raab, che è il ministro degli esteri, è stato che appunto che lui si trovava a Malta in vacanza quando nella settimana di
Ferragosto, quando l'emergenza è scoppiata, e per diversi giorni si è rifiutato, almeno così dicono tutti i resoconti giornalistici, con diciamo fonti pare credibili, tant'è vero che non sono state apertamente smentite, di interni, di staff del ministero degli esteri, che appunto hanno rivelato che Raab si è rifiutato di occuparsi della questione per diversi giorni, al punto che il ministro degli esteri afghano aveva già, appunto, con le vie informali, che più o meno informali, di cui ha parlato Federico, aveva già cercato di avviare il rimpatrio dei traduttori che avevano collaborato con l'esercito e con l'ambasciata britannica, e appunto per diversi giorni Raab non ha risposto alla telefonata, non ha incaricato dei suoi sottoposti di occuparsi del tema, però questo ovviamente ha rallentato le procedure e soprattutto appunto ha impedito che si iniziasse con anticipo a lavorare su questo tema, tanto più che poi il rimpatrio e diciamo l'evacuazione è durata due giorni meno del previsto, perché appunto doveva durare sino al 31 agosto come quella americana. In realtà l'ultimo volo da Kabul è partito il 29 agosto per quanto riguarda la missione britannica, perché fonti di intelligence del luogo avevano dato quasi per certo un ulteriore attacco oltre a quello che c'è stato il 26 agosto, che ha fatto anche 3 vittime britanniche, tra cui un bambino purtroppo. Diciamo, siccome l'intelligence britannica era sicura, diciamo temeva un nuovo attacco all'aeroporto, la missione è durata addirittura 2 giorni in meno, quindi è stata promessa una commissione di indagine su tutta la missione, in particolare sulla gestione dell'evacuazione. Vedremo se anche qui se ci saranno dei risvolti. È sicuro che questa fase emergenziale non è stata gestita diciamo nel migliore dei modi. È apparso tutto troppo lasciato un po' al caso nella gestione dell'emergenza, invece che una programmazione di un epilogo che purtroppo si conosceva da diversi mesi, perché appunto come abbiamo letto era diversi mesi che c'erano stati questi accordi per un'evacuazione da parte soprattutto dell'esercito americano, e quindi ci si poteva preparare un po' meglio forse. E proprio perché gli Stati Uniti hanno questo ruolo egemone nella NATO, anche appunto banalmente per questioni di quantità di spesa pubblica in spese militari, hanno di fatto preso questa decisione senza l'accordo con gli altri governi, le hanno comunicato agli altri governi. Se altri paesi, insomma, sanno che più o meno l'accordo è così, Regno Unito, la società civile, ma anche gli altri papaveri della burocrazia britannica non reagiscono ancora male di fronte a queste situazioni. Quello che diceva Theresa May in Parlamento, che ha citato prima Domenico, ovvero che si sarebbe dovuti rimanere da soli o cercando accordi con le altre forze della NATO senza gli Stati Uniti, che è chiaramente un pensiero completamente realizzabile proprio appunto per le diverse disponibilità e risorse fra gli Stati Uniti e gli altri membri della NATO, è un pensiero che viene da non rendersi conto o non accettare che il Regno Unito ha, almeno da Suez, un ruolo marginale in quello che gli Stati Uniti decidono di fare in giro per il mondo. E quindi anche, diciamo, anche a sinistra, al di fuori della parte più a sinistra dei movimenti e del Labour, che sono sempre stati da sempre contrari alla guerra, e quindi hanno visto nella fine della missione in Afghanistan un momento molto triste, sono chiaramente adoperati per ottenere l'evacuazione più persone possibili, ma comunque una conferma delle loro ragioni. La parte, diciamo, più nazionale popolare, più centrista, più di destra del Labour, e l'interità e l'interezza della sfera politica al di fuori, hanno tutti fortemente criticato la scelta degli Stati Uniti, hanno tutti fortemente criticato quelli insomma che non facevano anche parte del governo, hanno criticato il fatto che il governo sia trovata una scelta degli Stati Uniti imposta. Questo è quello un po' che ha animato il discorso che ha fatto il leader dell'opposizione, come diceva Domenico prima, e in generale come l'opinione pubblica britannica ha interpretato queste nuove informazioni. Nei giornali, nei canali televisivi si è parlato molto poco
di cosa questo dica su come è stato l'intervento occidentale in Afghanistan, che mi pare in Italia se ne è parlato un po' di più, e anzi molte persone che anche durante la campagna elettorale americana si sono spese a gran voce in sostegno di Joe Biden e della sua anche strada più moderata fra i democratici, ne sono stati apertamente critici in maniera pubblica. Quindi diciamo dobbiamo tenere conto anche questo, che nell'opinione pubblica britannica c'è una grossa fetta, una fetta diciamo molto influente, che ha preso il ritiro dall'Afghanistan come l'ennesima sconfitta diplomatica, sconfitta anche nel ruolo internazionale anche del Regno Unito stesso. Sì, tanto più che addirittura Johnson è arrivato a convocare un G7 straordinario proprio per discutere del tema, in cui sostanzialmente l'oggetto era una richiesta da parte del governo britannico di una proroga della scadenza, diciamo, del 31 agosto. Quindi il governo britannico ha chiesto a Biden di prolungare per qualche settimana la missione americana in modo da avere più tempo per le evacuazioni, e Joe Biden, diciamo, in maniera abbastanza spiccia ha risposto picche, e tanto è vero che appunto la missione è finita il 31 agosto senza nessuna proroga. Chiaramente appunto se questa la situazione afghana dal punto di vista geopolitico, tutti i commentatori hanno ovviamente detto che è una, diciamo, un passaggio storico per il ruolo internazionale degli Stati Uniti, certamente questo vale al cubo per la Gran Bretagna, per il Regno Unito, proprio perché diciamo è un po' la chiusura di un cerchio, no? Se vogliamo, cioè diciamo la guerra, la cosiddetta guerra al terrore iniziata da Bush con al fianco Blair, fu una grande rottura, diciamo, dell'integrazione europea, no? Fu uno dei più grandi passi indietro dell'integrazione europea, perché appunto un membro dell'Unione Europea partecipava a una guerra, a un intervento militare senza concordare con gli altri paesi, diciamo proprio in virtù della famosa special relationship che c'è tra Londra e Washington. Diciamo la chiusura di questo cerchio in questa maniera, in cui appunto si è reso plastico del fatto che gli Stati Uniti non vedono un partner, diciamo, alla pari nel Regno Unito, quindi non hanno bisogno del permesso di Londra per prendere le proprie decisioni. Dall'altro lato vediamo ovviamente con la Brexit e tutte le polemiche che ne sono seguite un Regno Unito sempre più isolato anche nel continente. Quindi diciamo che se da un lato la special relationship non pare essersi rafforzata in questi 20 anni, dall'altro ovviamente anche il rapporto con l'Unione Europea si è fortemente indebolito. Quindi diciamo che questa battuta d'arresto è l'ennesimo, diciamo, tassello di una perdita di uno status per il Regno Unito, che però appunto, come spiegava Federico, con cui il Regno Unito fa sempre più fatica a relazionarsi. Quindi diciamo c'è una sorta di negazione di quale sia il vero peso geopolitico di Londra, e quindi diciamo anche su questo tutti i partiti politici britannici dovranno prima o poi fare i conti, altrimenti appunto c'è un po' il rischio di fare un po' la fine che fanno negli sport, no? con questa prosopopea di aver inventato il calcio piuttosto che il tennis, e poi però si trovano poi in situazioni in cui non riescono mai a vincere, e però per settimane ci spiegano che it's coming home, diciamo. Quindi questa ovviamente è una situazione un po' più drammatica, però anche su questo prima o poi dovranno fare una riflessione e razionalizzare questa perdita dell'impero, che come diceva prima Federico, almeno da Suez, che la situazione è sostanzialmente questa, che però per vari motivi culturali, economici e di vario tipo sono stati, diciamo, c'è sempre stato un ritardo nella razionalizzazione di questo effetto.
ma diciamo di questo fatto storico, però diciamo che forse questa è diciamo il turning point, come direbbero, cioè da qui bisogna veramente, dovranno veramente ripartire da zero, altrimenti si rischia veramente di continuare con questi dibattiti surreali in cui si ragiona come se fossimo nell'Ottocento, durante l'epoca vittoriana, che però appunto è passata da un bel po', diciamo. In questi mesi ovviamente è anche andata avanti la politica, e finora abbiamo parlato quasi solo appunto di Johnson stesso, ma è andata avanti la politica anche al di fuori del Partito Conservatore. Ad esempio è stato stretto l'accordo di governo per la Scozia tra SNP, il Partito Nazionalista Scozzese, e i Verdi, che avevano già un accordo per mantenere la maggioranza nelle votazioni necessarie per il governo nel precedente mandato del Parlamento scozzese. In questo hanno stretto un accordo ancora più forte. Tre membri dei Verdi entreranno a far parte del governo scozzese. È la prima volta che ci saranno dei ministri verdi in un governo regionale, e hanno stabilito un programma comune su cui entrambi i partiti si impegnano a collaborare, anche con un principio di solidarietà all'interno del governo. Quindi una volta che verrà deciso come attuare una delle promesse del programma di coalizione, è sottointeso che ci dovrà essere il sostegno di entrambi i partiti. Il primo punto in questo programma è l'indipendenza della Scozia. Da questa trattativa, da questo accordo, l'SNP risulta ancora più rinforzato, diciamo, nella propria legittimità a chiedere un referendum sull'indipendenza scozzese. Il loro sogno era quello di ottenere una maggioranza monocolore nel Parlamento scozzese, cosa molto difficile perché ha un sistema simile a quello del Mattarellum, con una parte proporzionale e una parte a collegi uninominali. Però la loro seconda migliore opzione era appunto un governo insieme ai Verdi, che sono anche loro indipendentisti scozzesi, e diciamo l'SNP negli anni è transitato verso un programma di sinistra liberale che è molto in linea con molte delle priorità dei Verdi scozzesi. Quindi secondo tutti gli osservatori sarà molto probabilmente un governo tranquillo, il programma è scritto e sono pronti a governare la Scozia. Certo, ora arriverà il momento in cui ci sarà uno scontro con il governo di Westminster sul referendum scozzese. Il governo scozzese ha deciso di aspettare la fine dell'emergenza della pandemia prima di richiedere ufficialmente i poteri per celebrare un nuovo referendum sull'indipendenza scozzese, ma quindi la battaglia è solamente rinviata. Subito dopo c'è stato il congresso di Unite. Unite è il più grande sindacato del Regno Unito e dunque è anche il principale finanziatore del Partito Laburista, e per via del come funziona il Partito Laburista controlla una fetta importante degli organi di rappresentanza interni e ha un certo potere nello stabilire il funzionamento interno del partito, per quanto appunto, come ricordiamo spesso, il gruppo parlamentare è completamente separato e si in larga parte si autoregola. Al Congresso Unite si presentavano inizialmente quattro candidati, tre afferenti più o meno all'area della sinistra e uno più vicino ai parlamentari laburisti centrodestra, diciamo del centrodestra del partito ovviamente, e quindi ad esempio aveva il sostegno formale dell'ex vice leader del Labour sotto Corbyn, Tom Watson, che si è speso personalmente per questa candidatura. Questa, la paura che la destra del partito potesse prendere il controllo di Unite, ha spinto il candidato più a sinistra, quello più vicino a in realtà anche più a sinistra della leadership precedente di Unite, è stato spinto a ritirarsi per non dividere il voto, ma a sorpresa, invece che vincere il candidato
della soft left, del centro-sinistra interno del partito, che si proponeva di collaborare con Starmer, ma imponendo qualche limite allo spostamento a destra della leadership del partito, ha vinto la candidata che si è dichiarata completamente disinteressata alla politica all'interno del Labour. Gli iscritti di Unite hanno premiato la candidatura che si proponeva appunto di parlare di Unite, parlare del sindacato, di come rilanciarlo e di come deve contare la società anche al di fuori del Labour. Sì, è stato un risultato assolutamente, diciamo, inaspettato da, diciamo, sostanzialmente tutti i commentatori, tutti gli analisti parlavano di testa a testa tra Steve Turner e Gerard Coyne, che però in realtà sono poi rivelati molto più deboli di quanto tutti si aspettassero, tanto è vero che appunto sono arrivati rispettivamente secondo Turner e terzo Gerard Coyne, e appunto questa sostanzialmente semi sconosciuta diciamo al grande pubblico e ai commentatori, Sharon Graham si è rivelata la più votata. Anche se appunto ovviamente quasi tutti i congressi di Unite, dei sindacati in generale, c'è un'affluenza molto bassa, però appunto la maggioranza è stata vinta da Sharon Graham, che appunto vedremo questo cosa comporterà nei rapporti tra Unite e il Labour, proprio perché appunto Graham si è detta appunto disinteressata alle, diciamo, sostanzialmente alle beghe interne, alle beghe di corrente del Labour, mentre invece appunto McCluskey, il suo predecessore, invece è diventato famoso esattamente per il contrario. Ricordiamo nel 2015, addirittura prima che ci fosse, diciamo, la svolta Corbyn, per cui lo Unite, McCluskey è stato decisivo, McCluskey aveva addirittura annunciato un ritiro di finanziamento, ha più volte minacciato di smettere di finanziare il partito laburista e avviare un nuovo partito dei lavoratori, diciamo, comunque di indirizzarsi verso quell'obiettivo. Quindi vedremo cosa vorrà dire questo per il partito laburista anche in termini di finanziamento, perché già McCluskey aveva annunciato una diminuzione del finanziamento nei confronti del partito laburista. Se questa tendenza dovesse continuare o addirittura peggiorare per il partito laburista, che è in condizioni finanziarie dopo la sconfitta del 2019 abbastanza preoccupanti, potrebbe voler dire anche dei problemi dal punto di vista del funzionamento della macchina, che comunque ci sono già, perché sostanzialmente sono stati già licenziati o messi in mobilità tantissimi dipendenti della burocrazia, anche se al contempo sono stati e ci sono state polemiche dei sindacati su questo, ci sono state poi invece delle assunzioni di personali a contratto e di consulenti, quindi diciamo che anche su questo la leadership di Starmer è stata, diciamo, un po' particolare, diciamo, per un partito di sinistra e per un partito laburista, mettiamola in questi termini, senza addentrarci troppo a queste polemiche troppo veramente di nicchia. Diciamo che l'organizzazione del partito è gestita dal chair Evans del Labour, che ha annunciato proprio una diversa strategia nei confronti del partito, meno uffici territoriali, meno staff a tempo indeterminato, e invece si predilige un piccolo ufficio centrale e l'assunzione di volta in volta con contratti ridotti del personale che è necessario a qualsiasi obiettivo che Labour vuole prefiggersi da quel momento. Questo è stato visto ovviamente dai sindacati come un attacco insomma ai diritti dei lavoratori del Labour, che infatti hanno annunciato delle azioni sindacali, e sia anche un tentativo di eliminare diverso personale che c'è lì da lungo tempo e che magari non viene considerato fedele. Parallelamente l'organo principale del Labour, il National Executive Committee, ha deliberato l'esclusione automatica di quattro associazioni, nel senso che il Labour può dichiarare che una specifica associazione, uno specifico gruppo è incompatibile con le iscritte al Labour,
E una volta che il NEC lo dichiara, qualsiasi attività che si fa con questo gruppo porta all'espulsione automatica dal Labour. Questo è passato anche con alcuni voti della soft left. I gruppi, diciamo, non erano particolarmente grandi, influenti, non è stata esclusa Momentum, ma sono stati esclusi dei gruppi un po' più ridotti, più legati magari insomma a gruppi un po' più comunisti del Labour, ma è stata immediatamente applicata questa decisione nel prevedere l'espulsione automatica di chiunque avesse collaborato in passato con questi gruppi. Quindi se un deputato, se un dirigente ha partecipato a un evento in cui tra gli organizzatori c'erano anche uno di questi gruppi, adesso può trovarsi a rischio di esclusione. Questo ha portato all'espulsione di Ken Loach, tra l'altro, di cui si è parlato molto anche in Italia, del famoso regista britannico che, proprio per aver espresso solida, così ha detto lui, non abbiamo avuto ancora occasione di leggere la motivazione ufficiale perché non è stata pubblicata, almeno a quanto ne sappiamo, diciamo, la sua dichiarazione è stata che è stato espulso dal Partito Laburista proprio per aver espresso solidarietà nei confronti di uno di questi gruppi che è stato cacciato dal Labour quest'estate. E a cui, sopra questo, ci sono state anche altre situazioni un po' spiacevoli, come è stata sanzionata per errore la segretaria della giovanile del Labour, nel senso che alle 2 di notte è partita un'email nei suoi confronti con una serie di capi d'accusa di violazione delle regole interne, che poi il partito di cui il partito ha chiesto scusa e ha negato l'ufficialità. Questi diversi fronti di critica, quindi sull'organizzazione, su anche lo status dei lavoratori nel Labour e sulla democrazia interna del partito, si concentrano su, appunto, il chair Evans, che sia ha le funzioni formali di, insomma, gestire queste pratiche, permette di dare un nodo politico alla questione, perché siccome è stato nominato da Starmer dopo le dimissioni del chair precedente, deve essere confermato da una conference del Labour. L'anno scorso la conference non si è tenuta, l'incontro che era considerato una conference non lo era ai fini di regolamento, perché non si sono tenute votazioni. Quindi a questa conference dovrà essere confermato il chair del Labour. Evans parte già svantaggiato, perché Unite ha già annunciato che i propri voti saranno per non confermare il suo status di chair nel Labour, e questo sarebbe una gigantesca sconfitta per Starmer, che dimostrerebbe di non essere più in grado di controllare il partito, di non essere nemmeno in grado di nominare i suoi dirigenti interni. Ed è questo, crediamo si terrà la battaglia durante la conference che si terrà a breve. Quando è che si tiene? Si tiene l'ultima settimana di settembre a Brighton, perché, appunto, come tradizione, si tiene un anno a Brighton, un anno a Liverpool. L'anno scorso doveva essere a Liverpool, per ovvie ragioni non si è tenuta, come spiegava Federico, e quindi quest'anno si ritorna a Brighton. Non è ancora chiaro in quali condizioni dal punto di vista del contingentamento, della presenza, perché anche come tutti questi eventi politici è un evento che prevede, diciamo, numerosi assembramenti a partire dalla conference che vede migliaia di persone sedute sia per quanto riguarda le discussioni che per quanto riguarda le votazioni, e poi tutta una serie di eventi collaterali che viaggiano attorno alla conference. Non è ancora chiaro, perché non è stato ancora pubblicato il programma completo, né, diciamo, gli orari, in quale modalità si svolgerà questa conference, che, appunto, proprio perché è la prima in realtà da leader di Starmer, e poi perché, appunto, vedrà sicuramente arrivare, diciamo, 2 anni di polemiche e 2 anni di nodi che arriveranno al pettine con votazioni importanti. Vedremo, appunto, come si svolgerà e quali saranno, diciamo, i punti politici. Quello più importante è sicuramente quello di cui ha parlato Federico circa il chair del partito. Per chiudere poi sullo Unite, la Graham è la prima donna a diventare leader dello Unite,
che è appunto il più grande sindacato britannico, e in questo momento la leadership sindacale britannica è in mano a donne, perché appunto la Graham è il segretario dello Unite, la segretaria dello Unison, anche lei è una donna, e anche la leader del Trade Union Congress, che diciamo che è una sorta di confederazione di sindacati, diciamo l'organo che ha dato vita al Labour stesso, e anche lei, la chair del Trade Union Congress, è una donna. Quindi in un ambiente, diciamo, non propriamente matriarcale, diciamo, però nonostante questo, nonostante appunto il sindacato soprattutto britannico venga anche giustamente dipinto un po' come un club per uomini, in realtà almeno per quanto riguarda le leadership, le donne sono riuscite a occupare posizioni di primissimo livello. Per chiudere, diciamo, questa carrellata sugli eventi dell'estate, diciamo che appunto per chiudere sul partito laburista, Starmer arriva alla sua prima conference, diciamo, fisica, avendo però rischiato seriamente di subire una sfida o quantomeno di veder richieste le sue dimissioni prima ancora di arrivare a questo appuntamento, perché a luglio si è tenuta la by-election, cioè la elezione supplettiva del collegio di Batley & Spen, che è il collegio diventato tristemente famoso perché è quello di era quello il seggio di Jo Cox, che è stata, come tutti sappiamo, uccisa da un esponente della, cioè un esponente, da un militante, come dire, un fanatico di estrema destra, che proprio durante il referendum, la campagna per il referendum per la Brexit, uccise Jo Cox. Il collegio di Batley & Spen è uno di quei collegi della cosiddetta Red Wall, è diciamo di quella zona di seggi laburisti che hanno votato per a grande maggioranza per il Leave, e che ha visto erodere soprattutto nel 2019 le maggioranze laburiste proprio in favore dei conservatori e dell'UKIP, poi Brexit Party. Diciamo questa elezione, questa supplettiva, era considerata molto a rischio per il partito laburista, esattamente come quella di Hartlepool, dove appunto il partito laburista è stato sconfitto da un parlamentare, da un candidato conservatore, con diciamo la maggioranza definitivamente passata a favore dei conservatori tramite il voto per la Brexit. Si dava quasi per scontato un risultato del genere anche a Batley & Spen. La situazione è stata, diciamo, i due elementi che hanno invece permesso al Labour di mantenere, seppur con soli 300 voti, quindi con un'erosione quasi totale della maggioranza, cioè una perdita del 7,4% in termini percentuali, e poi una maggioranza che passa da 3.000 voti nel 2019, che era già stato un risultato terribile, a poco più di 300, diciamo gli elementi chiave sono stati due. A differenza di Hartlepool, certamente una candidata molto popolare, Kim Leadbeater, che ovviamente è stata dipinta dalla stampa come la sorella, perché lo è, la sorella di Jo Cox. In realtà Kim Leadbeater è qualcosa di più che essere solo la sorella di Jo Cox, perché è una militante, un attivista molto presente sul territorio, risiede a Batley & Spen o comunque nella zona, non so se fisicamente vivesse a Batley & Spen, comunque è nella zona dello West Yorkshire, e universalmente riconosciuta come una straordinaria campaigner, come una persona in grado di stare in mezzo alla gente e ottenere diciamo, conoscere le persone, ottenere i voti. Quindi diciamo è stata sicuramente la candidata giusta, dal punto di vista psicologico, per il fatto di essere la sorella di Jo Cox, ma anche proprio perché era la candidata giusta nella constituency giusta. E poi certamente in quelle ore, proprio in quei giorni, durante la settimana delle elezioni supplettive a Batley & Spen, è scoppiata la polemica di cui abbiamo parlato all'inizio su Matt Hancock, che era appunto l'ex ministro della sanità, che proprio in quelle ore è venuto fuori lo scandalo di questa sua relazione extraconiugale con una propria assistente, che era però anche una consulente di aziende farmaceutiche che avevano contratti con il ministero della sanità. Poi appunto sono venute fuori queste
queste immagini scandalose in questa situazione un po' paradossale, per cui la stampa, in particolare il Sun, ha avuto accesso alle registrazioni interne del Ministero della Sanità, quindi con una violazione di sicurezza abbastanza importante, però al di là dell'opportunità di questi leak, le immagini sono finite sul web proprio nelle ore della campagna per la suppletiva, e certamente questo ha influito sugli indecisi delle ultime ore. Fatto sta che la lead beater ha vinto nel suo collegio nonostante appunto questa maggioranza molto risicata, però questa elezione è stata tra virgolette interessante per il Labour, preoccupante per il Labour, perché è stata quella che ha sancito, diciamo tra virgolette, un problema musulmano, nel senso che l'elettorato musulmano, che storicamente in quel collegio in particolare, ma in generale negli ultimi almeno negli ultimi due decenni, ha votato compattamente per il partito laburista. L'esempio più clamoroso, se vogliamo, è il sindaco di Londra, Sadiq Khan, e diciamo tutta la comunità, la forte comunità musulmana londinese, che vota compattamente per il partito laburista. Ma in questo collegio di Butler's Pen, in cui c'è un importante, per ragioni storiche, un'importante comunità musulmana, si è evidenziato, è stato evidenziato sia durante la campagna ma successivamente anche nelle analisi del voto successive, è emerso chiaramente un problema sull'elettorato musulmano da parte della nuova leadership laburista, sia per le posizioni, diciamo, da un lato perché come capita spesso al partito laburista, diciamo il proprio elettorato, più il proprio zoccolo duro, viene sempre sottovalutato, quindi si dà per scontato, con la famosa formula di Peter Mandelson, dove vuoi che vadano. Quindi un po' l'idea data questo tipo di elettorato, che non avesse alternative se non votare partito laburista, diciamo, ha portato a sottovalutare sempre questo zoccolo duro e le richieste di questo zoccolo duro. E poi certamente le posizioni estremamente dure avute dalla leadership di Starmer nei confronti della questione palestinese, cioè con una tendenza a descrivere come antisemita, o comunque avere delle difficoltà nell'appoggiare la causa palestinese, tutti i movimenti, e descrivere come, diciamo, problematici tutti i movimenti filo palestinesi, certamente questo sulla comunità musulmana britannica certamente avrà un impatto nei prossimi anni. Tanto è vero che ha preso piede in quel collegio la campagna di George Galloway, che è un ex parlamentare laburista, diciamo molto particolare, nel senso che è uno di quei personaggi, se siete appassionati, diciamo, di queste nicchie, c'è una bella intervista che gli ha fatto Owen Jones durante proprio questa campagna elettorale, in cui viene fuori tutta, diciamo, la peculiarità di questo candidato, che però, diciamo, è un esperto di queste election, è capace ad infilarsi in queste campagne in cui si decide tutto in pochi voti, perché c'è un'affluenza, diciamo, di solito molto più bassa. Quindi, diciamo, lui in passato nelle file del partito laburista era riuscito a infilarsi in queste situazioni ed essere eletto tramite queste by election. Galloway si è, diciamo, aveva intravisto la possibilità di infilarsi in questa lotta tra laburisti e conservatori, anche in virtù delle sue posizioni pro-Brexit avute negli anni, addirittura arrivando a votare il partito conservatore in Scozia, se non vado errato. Diciamo, Galloway ha puntato tutta la sua campagna sulla questione palestinese, sul suo appoggio alla comunità musulmana. Diciamo, l'atteggiamento che aveva era molto spavaldo e dava per scontato di vincere, o quantomeno di fare un risultato migliore di quello del partito laburista. Ovviamente questo non è accaduto, però comunque ha raccolto il 21% dei voti, con appunto partendo da una candidatura da zero, senza nessun radicamento su quel territorio. Quindi diciamo che è possibile, è credibile che una parte di quel voto di protesta, diciamo, della comunità musulmana sia andato su di lui, anche se in realtà la maggior parte di questo elettorato
verosimilmente è rimasto a casa. Ad ogni modo, la lezione di Battery Span è andata comunque bene per il partito laburista, nel senso che è riuscito a mantenere il seggio. Ovviamente lo spin che è stato dato dalla leadership è stata di una grande vittoria, di una vittoria eccezionale, come se questa vittoria fosse, diciamo, inaspettata o sia stata una grande vittoria in termini di risultato politico, anche se in realtà non è stato esattamente così per le ragioni che abbiamo spiegato. Però diciamo, Starmer, che rischiava seriamente, come dicono nel calcio, di non mangiare il panettone, anzi di non arrivare neanche alla fine di settembre senza una vedere una richiesta di dimissioni, in realtà appunto ha portato a casa la pellaccia e appunto si avvia a tenere questa conference a cui molto probabilmente, insieme a quella del partito conservatore, che si terrà invece nella prima settimana di ottobre come sempre, a cui dedicheremo sicuramente una puntata del podcast, perché ci sarà sicuramente tanta carne al fuoco, così come dedicheremo certamente una puntata alle ennesime controversie attorno alla Brexit, perché anche queste ci sono state e ci continuano a essere, sia per quanto riguarda la questione nordirlandese che per, diciamo, il tema della supply chain, cioè dei rifornimenti soprattutto dei supermercati, perché come avrete visto molti supermercati britannici hanno gli scaffali vuoti proprio perché c'è un tema di rifornimenti e di controlli doganali però a cui appunto a questo punto vale la pena dedicare una puntata ad hoc. Speriamo di aver fatto un excursus abbastanza completo di quello che è successo e di quello che ci aspetta nei prossimi mesi. Come al solito, noi siamo a disposizione per dubbi e domande, potete scriverci a info@fondazioneamendola.it e poi potete trovarci sul nostro canale Telegram, a Very British Channel, dove c'è anche lì modo di interagire con noi. Anche questo podcast ha il sostegno della Fondazione Amendola e di Left. Io sono Federico D'Ambrosio. Io sono Domenico Cerabona. Ciao. Ciao. A Very British Podcast.